Cari amici, oggi il nostro pensiero di, un pensiero di, proprio di riflessione. Di riflessione siamo venuti con una regola, nel senso come aspetto di blogger, giornalismo, ci siamo mossi verso l'Altalanga. L'Altalanga qui siamo tra Cevamo, Nesidio, Bombarcaro, siamo sulla direttiva verso Savona, siamo verso 50 km, 50-60 km, e siamo veramente su questa sommità dove, come vedete la mia ombra, sto facendo una carrellata proprio su questo bellissimo Altalanga, dove vedete, fra poco vedete, vicino all'auto parcheggiata, vedete proprio questo pilone del viandante, con un significato particolare in questo cammino che sto facendo verso il pilone, proprio per dire il senso del viandante, il senso del girovago, colui che vuole portare in risalto la bellezza, colui che veramente dice basta, basta questa situazione veramente di non possibilità di girare in questa aria fresca, leggera, piacevole di un'altalanga. Qui siamo già in altura, siamo nella zona del Tuma, di Morazzano, siamo nella zona della Pastorizia, siamo nella zona di tanti prodotti della terra, no? Di frumento, di tutto quello che può offrire questa altalanga meravigliosa, e ci avviciniamo davvero a questo pilone del viandante. Abbiamo voluto dare un significato proprio da questo pilone. Pilone per dire, proprio cerchiamo di andare oltre, cerchiamo anche, io vorrei proprio che tutti capissero che comunque un po' di libertà controllata, con attenzione, con le mascherine, come in fondo teniamo noi durante i servizi, come tutti dobbiamo essere rispettosi delle regole, però dobbiamo anche goderci questa bellezza della natura. Oggi sentivo proprio due giovani che mi dicevano: peccato, abbiamo perso 2 anni di vita. In fondo il lavoro c'è stato, ma abbiamo perso 2 anni di vita. Questa è una cosa, sentirlo dire dai giovani di 20 anni, non va bene. Non va bene, questo non è vero. Noi vita perché non si è potuto godere delle cose semplici, no? Delle cose normali, di quello che può essere veramente questa bellezza d'intorno. Io sto camminando semplicemente in un prato, si vedono delle cose meravigliose, una terra bellissima, un'erba che inizia a crescere, un'erba ancora secca qui in altura, ma che presto diventerà verde, bellissima, ci saranno prati verdi da potersi sedere, respirare dell'aria pura. L'aria non ci può essere tolta, il vivere non può esserci tolto, l'amore per la natura non ci può essere tolto, tutto quello che è bello nell'intorno dobbiamo assolutamente poterlo respirare. Questa è la bellezza veramente di tutto l'intorno che state vedendo, una meraviglia, una meraviglia. Io adesso vi accompagno anche dall'altra parte, dove avremo modo di vedere, oltre il pilone del Vendante, che è un pilone che mi ha sempre incuriosito, in questa pietra di Langa, eretto, restaurato nel 2011, in questa forma sicuramente antica, no? Lo vedete anche da lì dietro, un pilone veramente con questa piccola, sembra quasi un'abside, no? Un torrione dietro, una piccola abside dietro, sembra quasi una piccola chiesa, parlando da non storico, ma da chi vede, da chi osserva, ed è una cosa molto bella. E vi faccio vedere adesso un po' il pilone, poi torneremo anche sulla natura che abbiamo davanti, no? Ecco, qui c'è proprio scritto il pilone del viandante, ve lo leggo, dall'alto di questo colle di Langa, proteggi tutti noi. Restauro 2011, ricordo di Don Giuseppe Dinai. Questa è una cosa molto bella, proprio nel 2011 è stato fatto questo restauro, e dall'alto di questo colle di Langa, proteggi tutti noi. Ecco, io ho voluto proprio fare questo, no? Proprio, ecco, vedete con la mia ombra, che bella, che denota il vento di Langa, proprio vedere questi fiori, questa semplicità che c'è, no? Ecco, lo inquadriamo bene da vicino, il pilone del viandante, proprio per dire che vogliamo che la gente riprenda, ci appelliamo a questa effigie di questa Madonna con bambino, proprio per dire che la gente riprenda a muoversi, riprenda a vivere. Guardate che bella anche questo, spero che riusciate a cogliere questa bellezza di questi tulipani nel campo, no? E c'è scritto un nome proprio, Sabrela Holway e Patrick lì qualcosa, non si riesce a leggere chi l'ha restaurato, ma è molto bello. Ecco, quando capitate sulla direttiva per Savona, avvicinatevi proprio a vedere, ecco, vedete che i fiori finti posti qui, i lumini, le chiese, le piccole croci, no? I lumini ormai
arsi dall'aria, no? Eccetera, che ci sono, fanno proprio denotare la devozione. Questo pilone del viandante, cioè chi passa di qua sulla direttiva Ceva verso Savona, vede questo il pilone del viandante, che dice proprio dall'alto di questo colle di Langa proteggi tutti noi. È una cosa molto bella, restaurata ormai 10 anni fa. Non ho notizie su quando è stato eretto, ma è molto 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 bello, molto particolare, molto molto bello, e questo ci fa estremamente piacere. Poi allarghiamo proprio su questa langa, ecco, facciamo 2 passi proprio a vedere prima di concludere su questa langa bellissima, alta langa, e siamo saliti fin qua proprio per dire che oggi il pensiero di riflettere, non tanto il pensiero di Claudio, ma il pensiero di tre parole, ma il pensiero di riflettere su quello che ci sta accadendo, il piacere di godersi questa langa, di poter respirare, di sentire questo cinguettio di uccelli, di poter vivere questa bellezza che ci sta intorno, questo essere brullo, naturale, non condizionato, vivo, semplice, che tutti noi dovremmo imparare e lottare per poterci mantenere questo, perché è una cosa bella. Vedete, ho posto il bastone, no? Appoggiato alla mia macchina, proprio come il senso del viandante. Ecco, vedete questo pilone, che lo riprendo da questo punto, vedete quanto è bello. Quindi siamo sulla strada in direttiva Monesiglio-Ceva, la strada che vi faccio vedere, cioè direzione Ceva-Savona, a sinistra c'è Monesiglio. Vedete la bellezza di questo pilone che abbiamo qui di fronte a noi, il pilone del viandante. Ecco, vedete lassù i paesi di Langa, Monesiglio, altri paesi si stagliano, altre cascine, altri silenzi, altri piaceri. Cosa dire se non davvero c'è un'aria bellissima da respirare a pieni polmoni, è meraviglioso, è meraviglioso, è meraviglioso. Quante chiese ci stagliano, quanti pensieri, quante preghiere noi dovremmo fare al creato e all'universo davvero. Io voglio ancora farvi vedere una volta questo pilone e dirvi che oggi è un pensiero di, è un nostro girovagare, forse un po' come lo definisce la signora Silvia Perusino, che collabora nel team Terre Parole, dice se girovagando, effettivamente un se girovagando, ma un pensiero di grande riflessione su questo il pilone del viandante. Noi ci appelliamo davvero a questa Madonna che ci dia luce e speranza e che protegga tutti noi davvero. E di qua passiamo uno sguardo sulla Langa, e dalla Langa questo paesaggio infinito, di bellezza infinita, davvero. Guardiamo il cielo, concludendo con queste croci, con questa bellissima struttura, questo pilone che è proprio sulla strada per dire vi sono vicino, vi proteggo. Diamo appuntamento alla prossima settimana. Oggi è un pensiero di così, il viandante, il segno del muoversi, quello che dobbiamo non smettere, che dobbiamo amare, il rispetto della natura, il rispetto delle regole, ma muoverci, respirare, il creato. E quello che ci ha dato vita, che non ci può essere tolto e che lo meritiamo davvero. Alla prossima settimana, col cielo di Langa.